torna al successo la FBC Gravina dopo il doppio pari rimediato in settimana, vince 3-0 con una prova convincente contro il Castellaneta. Siamo qui in compagnia del mister della formazione gialloblu Di Maio. Mister, un'interpretazione della gara perfetta, non c'è nulla davvero da dire, una Gravina sontuoso quello visto quest'oggi. Ma i ragazzi hanno capito benissimo che oggi era una gara fondamentale per noi, perché il rischio era quello di poter sottovalutare l'avversario, ma non è stato così. Io tutta la settimana, a partire anche, l'ho rimarcato anche venerdì e sabato, che era una partita che mi faceva paura, che nascondeva delle insidie, per un semplice motivo, perché quando una squadra come la nostra è abituata a fare la partita, a cercare di dare sempre ritmo alla gara, loro avrebbero solo giocato di contropiede. Questi erano dei rischi calcolati. È normale che quando una squadra come la nostra fa la partita, incontra una che si mette tutta nella metà campo e cerca solo di ripartire, di sfruttare i tuoi errori, ci può essere qualche rischio. Ma credo che il primo tempo, 45 minuti, hanno fatto un tiro in porta loro, e poi è stato sempre un gioco continuo del Gravina. E abbiamo preso due pali, una traversa con Sisà, quindi penso che il risultato sia giustissimo. E ripeto, il concetto è quello: quando tu fai la partita e una squadra pensa solo a difendersi, è normale che devi avere pazienza, cioè ti chiudono bene gli spazi. Però là siamo stati bravi sia nell'uno contro uno che con delle giocate importanti ad arrivare. Purtroppo fino al 40esimo più o meno, che è arrivato il gol, penso che la squadra ha macinato gioco a non finire, quindi penso che il gol sia stato giusto, sia stato meritato. E poi voglio dire, poteva anche finire con qualcosa in più.